il più bello, chi va a terra il cervello, qualcuno è luce per te, è la bellezza che vuoi, colora l'anima e ombra, allora sentirà che c'è un sorriso, un amico, un salto a sei e uno sporcati, sporcati di cielo. Corri nella libertà, buffati nel mare immenso dell'amore azzurro che regala Dio. Sfogliati di cielo, vai, ridirò di te questa vita, e sopra il buio dentro e impazzisci la felicità. Sfogliati di cielo, vai, di cielo e vai. E sentì questo ragazzo dentro, qualcuno mi diceva, non fare lo stupido, cioè non lasciare la chiesa come è, non dire l'hanno buttata giù, io adesso me ne vado via, va e ripara la mia chiesa. Questo ragazzo era molto giovane, un pochino più grande di voi, si chiamava Francesco. Ogni 1000 anni ce ne vorrebbe uno di questi ragazzi che ha preso e ha cominciato a fare, a rifare i muri della chiesa, ma poi ha detto che stupido che sono, davvero. Ha detto la mia chiesa che Dio vuole costruire non è quella con il muro, è quella con la mia anima, cioè con la mia presenza, con il mio protagonismo. Io voglio dire la mia nella chiesa. Sapete che c'è adesso un sinodo dei giovani dove la chiesa ha detto: ragazzi, parlate, urlate, diteci le cose che volete, perché noi vogliamo sentirvi forte, fate piacere. Papa Francesco a questi giovani del mondo che erano quanto voi, io ero lì presente, ha detto: il Papa, fate piacere, diteci quello che volete dalla chiesa. E i ragazzi di tutto il mondo, 340 ragazzi più 15.000 online, hanno detto alla chiesa quello che vogliono. Francesco, vado, mi parlo alla mia casa. Orano! Ci siamo per voi, ci siamo per voi, con gli ideali di cuore.
giro a Roma da tutti i ragazzi del mondo, ma chi ci aiuterà? Vogliamo delle persone che ci guidano, da soli non ce la facciamo. Ragazzi del divano, lui diceva del canapè, altre cose. Voi non siete ragazzi del divano, siete ragazzi svegli, con le antenne capaci di percepire la realtà e di sentirvi protagonisti per migliorare. Io ne sono convinto. Non gregari al morchio, ma protagonisti nella Chiesa per migliorare la realtà. Ecco un po' l'augurio e la preghiera del Vescovo che vi rivolgo costantemente girando per le Cristo. Adesso Don Giosi condurrà i giochi o le danze. Guardatevi tutti, non sono bello. Allora, innanzitutto, però è bravo il buono, innanzitutto io vorrei ringraziare ognuno di voi. Dite un attimo la parola in silenzio, la parola io. Voi siete una persona, una personalità, un angolo di Dio che nasconde un frammento almeno di Dio, di divino. Avete qualcosa di grandissimo dentro. Vi ho detto prima, quello che potete fare voi non l'ha fatto mai nessuno. Siete una novità assoluta. Prendetene coscienza, se volete, fate i matti, ma cercate di essere un gruppo di giovani, guardate quanti siete, che poi rivadere il mondo in un altro modo. Io semplicemente farò due piccole domande al Vescovo, forse anche tre. La prima è questa, qui eccellenze e ragazzi sono tutti innamorati. Vanno bene. Fate bene. Oh, qualcuno è deluso. Ho visto qualcuna che ha fatto, ragazzi, maschietti, comportatevi bene, perché ho visto 3-4 ragazze che hanno fatto. Allora, si vede che i maschietti dobbiamo comportarci un po' meglio. Allora, padre Vescovo, che come ha risolto il Vescovo quando aveva nella vostra la sua prima crisi e delusione d'affetto, affettiva e di amore? È una domanda birichina, no? Però prima di parlare di me stesso vorrei ricordare una lettera che ho ricevuto da mio compagno al primo anno di medicina a Roma. Mi diceva: Carolino, questa sera i miei compagni di università mi hanno detto se andavamo a P puntini puntini, capite cosa significano i più piccoli ospiti. Io gli ho risposto grazie, no. Mi hanno preso per FR puntini puntini. Concludeva però, ragazzo poco più grande di voi, adesso in pensione, per me la castità è il dono più grande che potrò fare alla mia fidanzata quando la incontrerò. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie ancora a tutti e ai vostri sacerdoti e catechisti. Rinfresco!